Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Nel corso degli anni più volte è stata smentita la notizia secondo cui il principe Harry non fosse figlio di Carlo. Eppure, le dicerie, anche se sembrano svanire, ritornano bruscamente nella vita di chiunque. Recentemente il tamtam è nuovamente impazzito, in attesa dell'uscita della biografia del principe Harry. Sembra tornare a scatenarsi un'indiscrezione che già tempo fa ha creato grande scalpore tra il popolo britannico. Delle possibili rivelazioni che potrebbero trovarsi all'interno di questa autobiografia fanno sicuramente rabbrividire la corona. La paura più grande è quella che lo stesso principe possa rivelare dei dettagli sulla sua paternità, dettagli scandalosi che lo allontanerebbero maggiormente dal principe di Galles, Carlo. L'ennesimo terremoto sulla Royal Family. Il principe William e il principe Harry sono entrambi nati dal matrimonio tra Carlo e Lady Diana. Questo è quanto abbiamo sempre saputo, eppure le nuove rivelazioni farebbero pensare tutt'altro. Il matrimonio tra il principe del Galles Carlo e Lady Diana sembrava vacillare. La colpa all'epoca era dell'uomo che, pur essendo un amante fedele, lo era di una donna sbagliata, ovvero di Camilla Parker Bowles. Lady Diana decise di ripagarlo esattamente con la stessa moneta, tradendo a sua volta il marito. Nonostante questo, nel 1984 nacque Harry. Solo qualche anno dopo si iniziò a parlare del cosiddetto Daddy Gate. Dubbi sul legame tra il principe di Galles e il figlio Harry. I tabloid giocarono molto su questo fatto, portando delle insinuazioni pesanti. Si pensò che il padre del principe Harry non fosse Carlo, bensì l'amante di Lady Diana, James Hewitt, maggiore dell'esercito britannico. Si trattò di voci sempre più insistenti, per le quali si decide addirittura di effettuare il test del DNA, dopo il quale da Buckingham Palace arriva la notizia che Harry fosse figlio di Carlo. Eppure ancora ad oggi rimangono molti dubbi, soprattutto perché il risultato del test non è mai stato reso pubblico. Insomma, si tratta di un caso che ancora oggi rimane irrisolto, anche se il principe Harry sembra avere molte più somiglianze con l'amante di Lady Diana che con Carlo. Secondo alcune analisi effettuate da un criminologo, utilizzando un software molto sofisticato, pare infatti che il duca di Sussex sia molto più somigliante a James Hewitt. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.